questa maglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. E non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C. Non rumba un cazzo a HTTCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie P. Serie P. Buonasera a tutti i nostri amici di Mitico Channel, eccoci qui a commentare l'ennesimo pareggio casalingo, il quarto di fila del nostro Foggia. Anche oggi abbiamo gli amici collegati, Eugenio da Amsterdam e soprattutto Pino da Los Angeles. Abbiamo una puntata, come si direbbe, pregna. Andrei subito da Biagio, che so che ha già degli ospiti telefonici. Biagio. Sì, buonasera a tutti. Io provo a collegarmi con gli amici che abbiamo allo stadio. Vediamo se riusciamo ad avere qualche impressione a caldo. Non è una cosa che ci piacerà. Buonasera a tutti i nostri amici di Mitico Channel. C'è un po' di rimbombo? Sì. Riproviamo a chiamare, dai. Chiamo io, intanto prendi la... Fai tu un primo commento, io intanto... Perfetto, va bene, in attesa di collegarci... Chiudete bene l'audio, ragazzi, mettete le cuffie o comunque non alzate troppo il volume, vai, vai. In attesa di collegarci con gli amici dallo stadio, chiamo subito a commentare la partita che abbiamo visto Eugenio. Eugenio, che ci racconti? Come l'hai vista questa partita? Oggi a Pontina facci soffrire. Primo tempo, i primi 30 minuti alla grande. Poi dopo l'ultimo quarto d'ora sono scesi a livello atletico. Il secondo tempo secondo me scadente, forse si è ripreso l'ultimo per gli ultimi 10 minuti del secondo tempo. E il Matera secondo me non ha rubato nulla, ha giocato bene, la squadra è messa molto bene in campo e si continua a fare degli errori sotto porta clamorosi come quello fatto da Iembello, perché si è mangiato, secondo me, a mio parere, ha fatto un errore proprio clamoroso, anche se ha fatto una gran bella partita al primo tempo. Comunque, al primo tempo tutti alle grandi, i primi 30 minuti, 35 minuti, il secondo tempo non darei la sufficienza a nessuno. Purtroppo non riusciamo a livello mentale a consolidare determinate cose, insomma, dispiace, sono molto amareggiato. Sì, è un po' il sentimento che ha ognuno di noi. Pino, ma ti ha sorpreso la formazione che ha messo De Zerbi al primo tempo? Sì, diciamo come 4-2-3-1 che non abbiamo mai visto prima d'ora, è stata una sorpresa un po'. Anche se questo fa vedere che De Zerbi puntasse per i tre punti, mettendo quattro punte. Sono molto contento che ha reinserito Iemmello come, diciamo, da inizio gara, e ha pure dato una buona conferma a Iemmello, soprattutto nel primo tempo, come gioco, come finalizzazioni. Quindi condivido con Eugenio che il primo tempo, almeno i primi 30 minuti, sono stati buoni del Foggia, però una discordanza con Eugenio per quanto riguarda il secondo tempo, solo sul fatto che non penso che il Foggia, nessuno del Foggia meriti la sufficienza. Io penso che sia stato più un merito da parte del Matera nel cogliere l'occasione di questa, non so, di questo
di questo calo fisiologico che ha avuto il Foggia, perché non penso che il Foggia possa giocare come ha giocato il primo tempo tutta la partita. Molto bravi i difensori del Matera nel bloccare le palle filtranti del Foggia. Le azioni, bene o male, le ho viste, e purtroppo non abbiamo dei supereroi che non si fermano mai. Quindi una discordanza sul secondo tempo, sì, non è stato il Foggia che vogliamo noi, il Foggia perfetto. Perfetto. Biagio, io verrei da te. Abbiamo gli amici dallo stadio? Stiamo provando a chiamarli, però forse, siccome la partita è finita un po' da pochissimi minuti, probabilmente lì abbiamo un problema, perché loro non riescono a sentire il telefono, quindi direi di cambiare un pochettino la scaletta che ci eravamo messi. Andiamo avanti con i nostri interventi e nel frattempo, appena risponderanno, possiamo sentire anche dallo stadio cosa pensano. Perfetto, visto che ci siamo, Biagio, dici la tua. Allora, noi con gli obiettivi che ci siamo posti, con quelli che abbiamo da tempo, dobbiamo smetterla di giocare un tempo a partita. Purtroppo anche questa volta è andata così. Solo che di fronte non avevamo il Melfi, avevamo il Matera. Certamente non abbiamo rinunciato ad attaccare, ci sono stati, forse ci siamo intestarditi sulla fascia sinistra nel secondo tempo, dove c'era un Di Lorenzo che è veramente spettacolare, veramente ci ha bloccato completamente da quel lato. Le occasioni le abbiamo avute e le abbiamo mancate, e purtroppo quelle cose si pagano, cioè noi non ci possiamo permettere di commettere degli errori. Peccato, perché nella prima parte, diciamo fino a 10 minuti dalla fine del primo tempo, fino al secondo gol del Foggia e forse anche a qualche azione dopo, noi abbiamo visto una squadra dirompente, c'era un arcidiacono assolutamente devastante su tutto il campo. Quella squadra era una squadra determinata, voleva fortemente il risultato. Certo, dobbiamo anche ammettere che non si possono fare fare un'intera partita in quella maniera, e probabilmente questo lo si è pagato. Anche perché il Matera era messo bene in campo, Padalino non è venuto a fare le barricate perché non le ha mai fatte, quindi non vedo perché è andato a Matera e doveva cambiare il gioco che noi conosciamo. E fra l'altro ci sono delle bellissime individualità, loro riescono a fare, gli avversari fanno anche dei bei gol, noi non ci riescono le cose semplici, perché forse un colpo di testa alla fine poteva essere indirizzato meglio, mi riferisco al primo e non al secondo, però questi sono episodi, anche loro hanno mangiato secondo me almeno un gol, forse anche due. Io credo che ci sia una forte delusione questa sera, dovuta al fatto che ci siamo visti sfuggire di mano una partita che vincevamo per 2-0 in casa. Questa è la cosa grave. Le altre squadre sono tutte al nostro livello, ma questo Benevento, che io ho guardato un pochettino, ho visto cosa combinava, devo dire è stato veramente un Benevento incredibile, veramente ha tenuto sotto scacco il Melfi in maniera molto diversa come l'abbiamo fatto noi. Ho capito. Quindi è da preoccuparsi, immagino. Primo tempo, Eugenio, abbiamo visto secondo me un grande Riverola e un grande Vacca, due giocatori che hanno retto bene il centrocampo, specie nel primo tempo, giusto Eugenio? Primo tempo sì, anche se devo dirti con sincerità che quando ho visto la formazione ho pensato Dio aiutaci, perché non ho visto nessun incontrista a centrocampo. Quindi mi è piaciuta la prestazione di Vacca e Riverola, hanno fatto insomma gli incontristi, pur non essendolo. E che dire, ripeto, grande partita, purtroppo non riusciamo, come ha detto Biagi, non riusciamo, oggi gioca soltanto un tempo, il secondo tempo lo regaliamo completamente agli avversari e continuiamo e stiamo perdendo il campionato in casa. Purtroppo questo è quello che sta succedendo, stiamo perdendo
in casa e ogni volta dobbiamo fare l'incontro di trasferta e cercare di recuperare le persone in casa. E c'è un attimo, c'è Alessandro collegato, un attimo solo. Squadra. Alessandro? Sì, Biagio! Oh, buonasera, bene, buonasera. 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 Senti, avremmo preferito sentire una voce squillante dallo Zac, però tu che segui sempre il Foggia, non solo quando insomma le cose vanno bene, dai, dacci la sensazione dallo stadio. Allora, è stata, ti dico, lo Zac per me oggi aveva un'atmosfera diversa. Aveva un'atmosfera diversa perché l'aria che si respira in vetta è sicuramente diversa, è un'aria più pulita, un'aria, erano tutti molto 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 più felici e sereni del solito. Questa gioia è culminata poi con il secondo gol. Sul secondo gol ormai tutti quanti pensavamo che ormai fosse fatta e fosse andata così. Purtroppo così non è stato. Per l'ennesima volta stiamo qui a commentare un pareggio casalingo, quindi per la quarta volta, e questo è il quarto pareggio di fila casalingo, il settimo se non ricordo male da quando è iniziato il campionato, quindi insomma sette pareggi in casa sono veramente tanti. Oggi avevamo la possibilità veramente, era un'occasione da non perdere, proprio gustosa, allettante, potevamo allungare sul resto delle squadre e poi tenere a bada solamente il Benevento, però purtroppo così non è stato. Senti, abbiamo visto una... Dimmi. No, completa, poi ti chiedo qualcosa. Dal punto di vista tecnico abbiamo assistito ad un cambio di modulo, l'avete visto anche voi, per la prima volta si è giocato con un 4-2-3-1 e non mi dispiace questo modulo diverso, di galderisiana memoria, se vogliamo parlare del Foggia, che ci riuscì a portare ai playoff in un'annata che non iniziò benissimo e poi culminò con i playoff, vabbè, poi persi in modo maldestro. Va bene, questo speriamo insomma che adesso si va a Lecce, dura. Certo. Senti Alessandro, è vero che abbiamo messo insieme l'ennesimo pareggio del 2016 e il settimo di seguito, però rispetto ai tre precedenti, questo pareggio, soprattutto nel primo tempo, finché praticamente ha retto il fiato alla squadra, come ti è sembrato? Cioè è diverso, cioè voglio dire, gli altri tre pareggi erano anche contro squadre che probabilmente non erano così ben attrezzate come questo Matera. Sicuramente. No, hai detto bene, no, il primo tempo è stato, o meglio, non è neanche il primo tempo, è proprio, diciamo, mezz'ora, duriamo, facciamo un calcio stratosferico, cioè, ma è bellissimo, il primo tempo ineccepibile, veramente bello. E quello che preoccupa è proprio questa condizione atletica, perché si vede tutto in questa prima mezz'ora, dopodiché le batterie iniziano a calare. Io spero che sia così, come ho detto altre volte, non è la prima volta che insomma, anche l'anno scorso in questo periodo storico eravamo un po' a terra fisicamente. Io spero insomma che poi insomma, le cose cambino, così come è successo l'anno scorso, insomma, che si possa tornare ad essere in forma tutti quanti. Sì, senti, ma secondo te qualcuno in chat durante la partita ha cominciato, e non alla fine, ma durante la partita, a ipotizzare che si sia sbagliata la preparazione atletica? Cioè che questo Foggia comunque per il tipo di gioco che vuole De Zerbi non abbia magari la preparazione adeguata per poterlo fare. Tu sei d'accordo quando lo vedi, nel secondo tempo l'hai visto stanco o era poco concentrato? Che cos'è che non andava? Cosa faceva la differenza con quei 20 minuti?
No, no, beh, è completamente un altro Foggia, secondo te, ma si vede, insomma, si corre molto di meno, non si riesce ad affrontare. De Zerbi fa un gioco quando tu non hai il possesso della palla, praticamente si aggredisce completamente l'avversario anche in due. E questo nel secondo tempo non avveniva, poi la stanchezza ti porta anche a sbagliare dei passaggi elementari, delle cose, si perde completamente la lucidità, quindi io penso che sia una cosa sicuramente fisica. Questo è quello che si vocifera anche allo stadio, cioè nel senso che si dice che De Zerbi faccia fare allenamenti solo con il pallone e pochissima preparazione atletica, lo abbia fatto anche durante il precampionato. Però insomma quest'anno abbiamo preso anche un preparatore nuovo, addirittura ce ne sono due di preparatori atletici, quindi insomma non doveva essere così, poi non lo so che cosa. Io dico che comunque usciremo quando i campi saranno sicuramente meno pesanti, come anche se oggi non era pesante il campo, però ci ha sicuramente penalizzato i campi sia di Agrigento che quello di Melfi, sicuramente che erano più pesanti di questo di oggi. Va bene, senti, noi ti ringraziamo, sei sempre puntuale con le tue analisi e insomma speriamo finalmente di poter... C'è una domanda da Vincenzo, vediamo se riesco a fartela sentire. Sì, ciao Alessandro, ti chiedevo, ma alla fine della partita cosa è successo tra Di Chiara e qualche avversario? Perché noi purtroppo non abbiamo capito bene cosa è successo nel campo. Hai sentito? Allora, io sento malissimo, quello credo di aver afferrato, mi chiedeva che cosa è successo alla fine della partita. Sì. Non l'ho capito neanche io, francamente, non l'ho capito perché stavamo scendendo, c'era un po' di calca sui gradoni dello Zaccheria e quindi non ho capito bene cosa sia potuto succedere. Mi dispiace che questa è una cosa negativa, il fatto che comunque domenica prossima non ci sarà Di Chiara a Lecce, insomma, che secondo me è una delle pedine sicuramente fondamentali di questo Foggia. E di questo mi dispiace tanto. Mentre prima della partita hai visto cosa è successo con Padalino, c'è stato un giro di campo perché qualcosa si è visto, però solo la parte finale. È stato salutato Padalino? No, neanche questo ho visto, perché io solitamente arrivo proprio all'ultimo, io sono uno degli ultimi ad arrivare, dopodiché si inizia la partita, quindi non ho visto granché del prepartito. Aspettano te per fischiare, cioè della serie, arrivato Alessandro possiamo cominciare? Si può. Vabbè. D'accordo Alessandro, allora abbiamo scoperto quando inizia la partita a Foggia, questa era una cosa che ci sfuggiva, una cosa che non... Ci mancava. C'è una domanda da Eugenio, vediamo, faccio io da ponte. Eugenio, dimmi. Sì, volevo sapere da Alessandro, al fischio finale ci sono stati applausi oppure sono stati fischi per il Foggia? Ah, ecco, al di là di quello che è successo in campo, ma sugli spalti, subito dopo la fine... applausi o fischi per il Foggia? No, né uno né l'altro, nel senso che c'era anche qui, erano tutti rammaricati, si va a casa insomma non felici, ma sicuri del fatto insomma che le cose possono ancora cambiare, che è tutto ancora recuperabile. Mi dispiace perché si canta puntualmente la canzone eccola qua, la cavolita eccola qua, e non se ci porta male. Sì, la canzone gira è meglio evitarla. Cantata solo quando l'arbitro fischia. È così. Sì, quando l'arbitro fischia nell'ultima partita magari. Va bene, Alessandro, grazie tante, grazie da parte grazie di tutti gli amici qui, buon rientro a casa, ci sentiamo dopo il derby con Lecce. D'accordo. Ciao, ciao, un saluto a tutti. Ciao, grazie. Ok, grazie Alessandro della tua testimonianza dallo stadio. A questo punto, lo so, io volevo fare un'ultima domanda a Eugenio. Io ho visto un grande Loiacono che ha tenuto bene la difesa e se non sbaglio è stato lui che dopo il colpo di testa di Mello ha tirato in porta un altro colpo di testa sull'uscita del portiere, quindi grandissima prova secondo me di Loiacono. Cosa ne pensi?
Ma lo Iacono sta dimostrando di essere assolutamente di non essere assolutamente un rincalzo, ma di essere un titolarissimo in questa squadra a livello tecnico e tattico. Purtroppo quello che delude sembra di fare ogni partita almeno o due o tre errori in difesa. E la stessa cosa è avvenuta, se non mi sbaglio, alla fine col gol che abbiamo subito al primo tempo, e se rivedi il gol che abbiamo subito nel secondo tempo, sembra quasi che subiamo gli stessi gol alla stessa maniera ogni volta. Quindi, ripeto, come giocatore fino adesso non si discute, purtroppo come la difesa è da migliorare, perché capisco che giochiamo all'attacco e quindi magari giocando tutti quanti all'attacco rischiamo di prendere di essere presi in contropiede, questo lo so, però facciamo troppi errori in difesa. Pino, ti chiedo, ma secondo te l'aver subito il gol su una nostra disattenzione, mi riferisco chiaramente a quel primo gol, ha tagliato un attimino le gambe al Foggia? Più che ha tagliato le gambe al Foggia, e ne parlava pure De Zerbi in conferenza stampa un paio di giorni fa, forse il Foggia manca di maturità. Non è subire il gol che ha preso, il primo gol che ha preso, una mancanza difensiva, ma è anche mantenere un certo risultato in un qual modo, e noi abbiamo avuto tutta la partita per recuperare, quindi degli errori ci possono stare, sfortuna nostra. Gli errori da parte nostra, appena si fa un errore esce o un euro gol dall'avversario, o c'è qualcosa che non quadra per quanto ci riguarda. Non è un merito, diciamo, dell'avversario, ma anche un piccolo demerito nostro. Un po', penso, una questione più di maturità da parte della squadra nel cercare di gestire. Non pensi che sia un discorso psicologico essere, insomma, aver preso un gol in quella maniera, il Foggia l'abbia un po' destabilizzato, insomma? Ma io non penso che sia un gol preso al quarantesimo, non è una gravissima situazione psicologica, non è un gol che uno prende al novantesimo, dopo che ha lottato tutta la partita. Quindi non penso che sia una cosa proprio psicologica. Giochi in casa con 12.500 spettatori, cioè non voglio dire una cosa più psicologica per il Matera, perdere 2-0 quasi al quarantesimo del primo tempo con 13.000 persone sugli spalti. Quindi non penso che abbia a che fare in questo caso per quanto riguarda la situazione psicologica. Va bene. Il Foggia se posso aggiungere qualcosa, cioè Foggia non gioca tranquillo, si vede che non sono tranquilli mentalmente, si vede che sentono troppo la partita, li vedi come reagiscono su ogni azione, sopra il pallone, insomma non sono tranquilli, cioè questa dovrebbe trasmettere De Zerbi deve trasmettere un po' di più di tranquillità alla squadra. Indipendentemente dall'aspetto tattico, deve trasmettere un po' di più di. Devono essere più tranquilli, perché li vedi in campo, rischiano cartellini, reagiscono in una maniera che sono esagerati. Quindi sta influendo sto fatto qua, sta influendo sul risultato e sulle prestazioni. Bene. Biagio, io sì. Sarei per mandare la pubblicità, se sei d'accordo. Sì, sì, magari adesso mandiamo la pubblicità e poi andiamo nella seconda parte, partiamo poi con la seconda parte. Oggi abbiamo una puntata che sarà rispettosa dei tempi, perché subito dopo c'è la programmazione continua con la diretta di Zaffò. Bene, mando la pubblicità, ci sentiamo fra qualche secondo. Benissimo. Signore e signori, pubblicità. Buonasera a tutti, amici della Piana. Buonasera,
Innanzitutto saluto l'amico Antonio Curci che si è aggiunto, che ci fa il piacere di sostenerci anche con la sua sponsorizzazione. Avrei preferito vedere il ritmo di questo ultimo spot anche nel Foggia di oggi, magari uno un po' più blando, però tenuto per tutta la partita. Io passerei la linea adesso al nostro conduttore, al conduttore della seconda parte seconda ed ultima parte della giornata, che è un esordiente come conduttore e arriva da lontano. Passo la linea quindi a Pino, che è a Los Angeles. Bentornati. Bene. Grazie. Volevo chiedere, per quanto riguarda il Foggia, visto che è una squadra che lo sta dimostrando per tutto il campionato, che sa soffrire, oggi qual è stato, secondo Vincenzo, il reparto che abbia reso di più rispetto forse ad altre partite? L'audio, Vincenzo? Sì, mi sentite? Certo, vai. Sì. Ecco, no, dicevo, secondo me il reparto che ha retto la squadra è senza dubbio il centrocampo, anche se oggi non giocava Agnelli e l'altro che non mi viene il nome, insomma, non hanno fatto sentire le assenze, che sono pesanti. Un Agnelli in campo, certo, da sempre il 110%. Ho visto un grandissimo Vacca che fin quando ha retto dal punto di vista fisico è stato in campo e ha dettato i ritmi, ma non mi è dispiaciuto nemmeno Riverola, che insomma nel fraseggio ha dato un attimino i tempi alla squadra. E poi insomma anche io sono stato un attimino perplesso, diciamo, all'inizio della partita, quando ho letto le formazioni di questo cambiamento di modulo. Io sono un zemariano, quindi per me il 4-3-3 è il modulo giusto, e quindi insomma vabbè, è andata così oggi e dobbiamo solo pensare di andare avanti e di andare a vincere a Lecce soprattutto. Bene, volevo chiedere a Eugenio. Vincenzo ha detto zemariano 4-3-3, oggi abbiamo cambiato il modulo almeno per il primo tempo, parte del secondo con un 4-2-3-1. Cosa pensi, mettendo Iemmello dal primo minuto di partita, cosa pensi del ruolo di Iemmello in questa partita come punta pura con questo 4-2-3-1? Oggi abbiamo giocato con 4 punte, però Iemmello pare che abbia giocato nel suo ruolo naturale. Cosa ne pensi? Ritorneresti sul 4-3-3 o... È un buon esperimento che ha fatto oggi De Zerbi nell'usare un modulo diverso. Ma guarda, io Pino ti rispondo in questa maniera. Cioè, a mio parere non è che oggi il primo tempo ha vinto il collettivo del Foggia, non è che ha vinto un reparto. A me, come l'ho visto, io penso che non sia neanche la disposizione in campo, sia l'atteggiamento, sia la mentalità, che è la cosa fondamentale, indipendentemente dai vari tatticismi. Penso che sia questa la cosa più importante. Infatti, se ci hai fatto caso, il primo tempo, penso che i primi 35 minuti, insomma, ho visto anche Iemmello alla grande, su tutti i palloni, giocava, lottava. Quindi ti ripeto, più che di parlare di moduli, io parlerei più che altro di mentalità. Il Foggia, se entra in campo con una mentalità giusta, come entrata nei primi 35 minuti, vince con chiunque. Purtroppo è una squadra che non riesce a mantenere i ritmi per tutta la partita. Se li mantiene il primo tempo, poi arriva nel secondo tempo e cade inesorabilmente. Cioè, si vede che purtroppo a livello atletico non è che siamo messi bene. E tra l'altro non dimentichiamo la quantità industriale di infortuni che ha subito il Foggia quest'anno, iniziare da, se non mi sbaglio, dalla Coppa Italia già col Bari, e poi parliamo di Floriano, parliamo di Varegnelli, e poi li sapete gli altri. Quindi più che di modulo parlerei di mentalità giusta. Se c'è la mentalità giusta riusciremo a salire, altrimenti diventerà molto difficile.
Volevo una domanda a Biagio, parlando sempre della rosa, dei vari giocatori, perché Eugenio accennava per quanto riguarda alcuni giocatori, infortuni e roba varia. Sembrerebbe che la rosa del Foggia sia completa, sembrerebbe che De Zerbi ancora oggi, a 12 partite dal termine del campionato, non abbia definito una squadra titolare. Dove pecca questa continuità del Foggia? Biagio. Senti, a noi non mancano i giocatori, né ci sono ruoli ancora da coprire. Non penso proprio che ci troviamo in questa condizione. Noi forse paghiamo lo scotto del fatto che gli esperimenti come quelli visti oggi, che non sono piaciuti magari a Vincenzo, a qualcun altro sì, nel passato si sono visti poco. Intendo dire che non abbiamo visto un adattamento del modulo di gioco durante le partite, le tante partite pareggiate da parte di De Zerbi. Forse in questo è l'unica colpa che ha, cioè è una colpa sulla quale diciamo che nelle ultime due partite devo dire che se focalizzate un po' l'attenzione non è ha un po' rivisto le proprie convinzioni. Con il Melfi ha cercato di portare a casa i tre punti e ci è riuscito mettendo un giocatore in più. Oggi ha adottato un modulo diverso che, dobbiamo ammettere, nella prima parte della gara aveva scardinato l'avversario, la difesa avversaria. Però ammettiamo anche che ci troviamo di fronte a una situazione di impossibilità di reggere quei ritmi per tutta la partita, cioè se tu punti su quel tipo di ritmo non puoi pensare che poi la squadra la possa reggere per tutta la partita. Una piccola componente, perché poi c'è la componente anche della disfortuna, c'è stata, cioè se non ci fosse stata quella disattenzione, se noi portavamo il 2-0 alla fine del primo tempo probabilmente avremmo gestito la seconda parte, magari la gestivamo come a Melfi o comunque la gestivamo con una maggiore copertura, però ci siamo presi un 1-2, perché un gol alla fine del primo tempo, un gol all'inizio del secondo tempo, non abbiamo avuto poi la capacità di reagire, anche se qualche giocatore io ritengo che sia emotivamente troppo sensibile, troppo sensibile a quello che succede in campo e troppo sensibile al risultato, per cui si deprime facilmente nel momento in cui magari c'è bisogno invece di stringere i denti. Io credo che però su questo possa fare ben poco, perché comunque sono ragazzi giovani, quindi sono in una fascia d'età in cui è facile perdere un pochettino la calma. Quella cosa vista alla fine della partita non è stata bella e sicuramente non si dovrebbe vedere sui campi di gioco. Sì, Eugenio. Volevo chiedere magari a Biagio, magari non è che sia proprio l'ansia stessa di De Zerbi, è proprio questa sua ansia del risultato che magari la trasmette lui alla squadra. Forse un po' provocatorio come domanda. No, Eugenio, ma sai cosa dico? Noi non siamo... L'obiettivo del Foggia non è il secondo posto, non è fare i play-off. L'obiettivo del Foggia è arrivare con la promozione diretta alla Serie B. Ed è un obiettivo che non può prescindere dal fatto che l'allenatore deve spingere e motivare molto i ragazzi, che devono avere la capacità anche di reggere la pressione. Se tu punti a un buon campionato di metà classifica non hai pressioni. Se tu giochi su una piazza dove ti vengono a vedere in 500, in 1000, in 2000, anche lì le pressioni non le hai. Se giochi a Foggia la pressione fa parte è come il modulo di gioco, è come il pallone, fa parte cioè se viene a Foggia la pressione c'è, se no non ci venire a Foggia. C'è un giocatore che vuole venire qui per farsi per svernare, viene nel posto sbagliato. Noi l'obiettivo che vuole la piazza, ma soprattutto la società e secondo me anche la squadra, è il primo posto. Arrivare in Serie B, perché magari ti sei fatti i playoff, cosa che insomma non ci va molto bene, non è questo quello che vogliamo. Io non credo che quello che è mancato oggi a Foggia è stato l'approccio psicologico, altre volte forse sì. Lo stesso De Zerbi ha detto che col Melfi la squadra era andata in paura, perché di fatto lo ha detto.
Oggi non è andata in paura la squadra, però non ce l'ha fatta fisicamente, ha avuto un calo che onestamente ho visto poche altre volte. Bene, Vincenzo, volevo chiederti, visto che oggi non c'è stato un calo psicologico, quale pensi che sia, cosa pensi che il Foggia abbia bisogno come stimoli per concretizzare una partita e per convincere il pubblico? Perché sembri che una partita è un blocco psicologico, una partita sia il terreno di gioco, una partita sia l'arbitro, una partita siamo sfortunati perché il fato ci viene contro. Cosa pensi che sia forse un punto iniziale per definire il Foggia e dare e mettersi come capolista? Un attimo solo che ho Giovanni in linea, mi date un attimo la linea? Sì. Giovanni, ci sei? Sì, ci sono. Bene, allora Giovanni, tu sei uscito da poco, penso, insomma, più o meno. Sì, 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 sto rientrando a casa. Senti, allora, noi siamo nella parte finale della trasmissione, volevamo un po' sapere come si era vista in tribuna e se magari senti, potevi rispondere a un paio di domande che abbiamo fatto. Sì, 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 rispondo. Ecco, allora, rispondo volentieri sapere, a qualche domanda. A fine gara che cosa è successo? Perché quel parapiglia qui si è visto, non si è visto? Niente, quel parapiglia è dovuto a vecchie ruggini della partita tra Di Chiara e gli avversari che lo hanno contrastato e preso a calcio ripetutamente, insomma. Già durante il secondo tempo c'è stato qualche tentativo di reazione di Chiara, batti vecchi ripetuti e quindi alla fine voleva sicuramente regolare i conti. Ovviamente ingenuità, insomma, non e sono cose prima che, della partita, e prima della partita invece come è stato accolto Padalino? Padalino è stato accolto fin troppo bene, insomma, infatti sentivo, a parte gli striscioni di tutte e due le curve favorevoli a Padalino, applausi, targhe, applausi, sciarpe, abbracci, quindi è stato accolto benissimo. E poi, insomma, Padalino ha fatto il suo, insomma. Vabbè, certo, è chiaro. Non è che abbiamo regalato noi il primo gol, un arbitraggio assolutamente non all'altezza, ha pregiudicato molto. Poi ci ha messo anche del suo il Foggia e del Zerbi, insomma, perché non... Ha fatto quello che aveva preannunciato qualche settimana fa, cioè mettere dall'inizio 3,5 punti. E il primo tempo è stato di una intensità, la prima mezz'ora, di un'intensità, di una bellezza indescrivibile, insomma. Avete visto tutti. Tu non hai sentito quello che abbiamo detto noi. Vogliamo sapere la tua, quindi non sei condizionato. Perché poi dopo questo primo tempo così vibrante fino al nostro gol e anche 5 minuti dopo il nostro gol, perché poi non si è ripetuto? Senti, io avevo già previsto che Padalino all'inizio del secondo tempo, non prevedendo ovviamente il pareggio, avrebbe inserito Lanzaro. Quindi... difendendo il risultato, però purtroppo dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo Giovanni, c'è un lapsus freudiano, poi ti rivedrai la puntata. Sì. Padalino è il vecchio allenatore del Foggia, era De Zerbi che poteva mettere Lanzaro. Ho detto Padalino. Qui si capisce tanto, sì. Quindi. Lo so, e lo quindi so. Tu dici e comunque avremmo resistito con Lanzaro dietro. Sì, avremmo resistito come le altre partite, perché insomma De Zerbi ormai ha assimilato la necessità di essere più concreti e cinici, cosa che qualche volta ci è riuscito nelle scorse partite. Ci stava riuscendo anche oggi, perché tu hai regalato quel gol con quel passaggio di chi è stato? Riverola, mi pare, quel passaggio sbagliato di Riverola. No, di Loiacono il primo tempo, di Loiacono che ha regalato il pallone. Per il resto della partita. Hanno giocato quasi tutti bene, insomma. Sì. Solo che quella disposizione in campo con Sarno a fare un po' da spola, insomma, ha snaturato un po' tutti gli schemi, quindi sono venuti meno tutti
tutti i raddoppi con Angelo, che non ce ne sono stati, quindi ha dovuto fare il centrocampista Sarno, infatti è tornato molto spesso indietro molto a dare una mano. Nel secondo tempo. Sì, ma purtroppo insomma, quello che io ho notato già da qualche partita è un calo atletico, insomma, sia a Melfi oggi, qualche altra volta c'è stato anche un calo fisico. Non vorrei che fosse insomma, un calo fisico, perché è assurdo ipotizzare che tu puoi reggere quel ritmo del primo tempo, insomma, con centinaia di passaggi di prima, velocità, aggressività, pressing fortissimo, quindi non era pensabile. Purtroppo gli errori, noi paghiamo pesantemente i nostri errori, quindi il passaggio di Loiaco, l'altra volta con la Juve Stabia, con l'altro passaggio sbagliato di Rivero, bisognerebbe secondo me limitare di molto i fraseggi in difesa, perché quando tu sbagli il passaggio in difesa, cosa possibilissima, insomma, perché non siamo il Barcellona, sbagliamo il passaggio, quindi andiamo a regalare palloni agli avversari e Senti, in quella zona del campo. Giovanni, l'ultima cosa, la gradinata Foggia, la tribuna est, è sempre stata la coscienza critica, a volte anche troppo. Alla fine della partita e durante il secondo tempo, che cosa sentite? Niente, c'erano la maggior parte delle persone. Al di là del risultato, volevo dire, al di là del risultato di oggi, che chiaramente non è quello che ci aspettavamo, ma abbiamo diciamo perso l'opportunità, ormai questo è un treno che... Non è un treno, perché siamo là, siamo sempre lì, però devi considerare che il Benevento c'ha due punti più di noi, non uno, perché nell'ipotesi di pari punti al primo posto loro hanno la classifica avulsa migliore nei nostri confronti. Certo. Quindi è oggettivo. Questa è la situazione, insomma. Certo. Abbiamo mostrato ancora una volta i limiti che ci sono, insomma, anche di inesperienza, perché De Zerbi è bravo, rampante, arriverà in alto, però insomma gli errori li fa pure lui. Ho capito. Va bene Giovanni, io ti ringrazio, grazie del contributo che hai dato. Grazie a voi. Buon rientro. Siamo avvelenati. Siamo tutti molto avvelenati. Va bene, ci rifaremo con il Lecce. Saluti a tutti gli amici critico. Ricambiano. Ciao. Bene. Sì. Eravamo alla domanda fatta a Vincenzo. Sì. No, io a prescindere da tutto, anche facendo tesoro a quello che ci ha detto l'amico ora al telefono, non dobbiamo dimenticarci che comunque noi davanti c'avevamo, secondo me, una grande squadra. Il Matera, insomma, non ha rubato assolutamente niente, anzi, voglio dire, qualche volta lì davanti, insomma, Narciso ci ha messo le pezze. Quindi è vero che noi i primi 30 minuti siamo andati a 1000, ma pure è vero anche che la partita dura 90 minuti, quindi se fossimo riusciti a gestire bene le forze, secondo me con un centrocampista in più le cose sarebbero andate sicuramente meglio. Quindi onore anche a Padalino e al Matera. Proviamo a vedere se riusciamo a sentire un altro amico. Adesso stiamo provando a chiamarlo, Vediamo se... Pronto? Pronto Giacomo? Ciao Biagio. Ciao, buonasera. Io non avevo preparato la tua foto e quindi non stanno vedendo la tua foto, ma vedono... facciamo vedere il trittico di amici che è qui, quindi va bene. C'è Vincenzo, c'è Pino, c'è Eugenio, dai, siamo ben rappresentati. Ciao a tutti, buonasera. Allora senti, tu dove l'hai vista? Milano, in quale punto del mondo? L'ho vista da Milano insieme ad altri due fratelli rossoneri. Ah bene, e tu e i tuoi fratelli rossoneri vi siete avvelenati abbastanza come noi?
No, vabbè, siamo proprio incazzati. Credo che sia stato già detto tutto, suppongo, però veramente oggi è stato un suicidio. A chi dare la responsabilità poi non lo sai, perché secondo me la partita era stata tatticamente preparata benissimo. Sul 2-0 non può succedere una cosa del genere, è impensabile. È impensabile per una squadra che vuole vincere il campionato, secondo me. Sì, una sintesi perfetta la tua, purtroppo è così. No, vabbè, c'è proprio una rabbia che non siamo pronti, e oggettivamente dobbiamo secondo me ammettere il fatto che non siamo pronti per essere primi. La squadra forte, purtroppo non basta magari la tecnica, serve anche del carattere forte che noi abbiamo ampiamente dimostrato magari di non avere, o meglio di avere a sprazzi. Una squadra che quando vuole può essere superiore a tutte, però appena c'è un attimo di difficoltà è una squadra che purtroppo si perde. Anche l'episodio sul finale, in cui dichiara, si fa espellere, pur sapendo che nella prossima gara non andiamo a giocare contro la Lupa Castelli, andiamo a giocare a Lecce, non si fa, perché il campionato, seppur abbiamo fatto di tutto per complicarcelo, è ancora aperto. Certo, hai ragione. Scusatemi se parlo troppo, ma sono arrabbiatissimo. No, veramente. Giacomo, devi spaccare qualsiasi cosa. Hai interpretato perfettamente il sentimento di tutti quanti noi, anche di quelli che ci ascoltano, che ci vedono e che non intervengono, perché insomma il morale è quello, non è tanto come è andata la partita, ma per come si è sviluppata. No. Perché non... Avevamo il tempo per farlo il gol, per vincere. Assolutamente, avevamo anche il tempo per fare il terzo. Devo dire che mi dispiace, perché in un modo o nell'altro sono sicuro che arriveranno delle critiche a De Zerbi, però se tu regali il 2-1 a una squadra che fino a quel momento, mi riferisco ai giocatori calciatori, a degli errori tecnici dei calciatori, se tu regali il 2-1 a una squadra che fino a quel momento non ha fatto nulla, perché non ha fatto nulla, anche il mister che ci può fare? Hai ragione. Va bene Giacomo, grazie dell'intervento. Noi stasera abbiamo i tempi stretti, mi piace dire sta cosa, però è vero, perché dopo c'è un'altra trasmissione, e quindi io ti meglio saluto così. Spero che a Lecce, dove tu sei particolarmente sensibile al risultato, le cose vadano in maniera diversa e che tu possa magari darci gioire. Un contributo in maniera diversa. E forse, ragazzi, sarebbe metto il caso auguro di riportare qua il mago della Lega Pro. Sì, ci ho pensato anch'io, purtroppo il mago oggi era in trasferta all'estero e non è potuto intervenire. Va bene. Ragazzi, va bene. Io vi abbraccio e vi saluto tutti. Speriamo bene, ciao. Speriamo di riprenderci la posizione che ci compete. Ciao ciao, un abbraccio. Ciao ciao. Ciao. Allora, Pino. Sì. Io a questo punto dico, sono i 55, penso che puoi fare il giro di saluti e concludere, poi mandiamo la sigla. Vai. D'accordo. Vincenzo, visto che questa squadra oggi non è riuscita a concretizzare i 3 punti, in casa quarto pareggio consecutivo, e domenica scorsa non ha convinto ma ha portato a casa i 3 punti, come la vedi la partita di sabato contro il Lecce? Domanda semplicissima, si vince, cioè, voglio dire, non ci sono alternative. Il Foggia, quando va fuori casa, si esprime al meglio, e poi con una grande squadra come il Lecce non può non fare un'ennesima figuraccia, quindi sicuramente andiamo lì e vinceremo. Bene. Eugenio, volevo chiederti, visto sembrerebbe che al Foggia manchi un po' di pecchi, un po' di maturità, cosa vedi per la partita di sabato prossimo a Lecce? Quale possa essere il cambio di maturità? In che ruolo e con quale tecnica tattica del Foggia per sbloccare il risultato a Lecce? A livello tecnico-tattico direi che spero sinceramente nel recupero di Gerbo e di Agnelli. Questa è la cosa più importante, perché senza interditori di ruolo diventa difficile.
questo c'è la, a livello di personalità continuo a dire che sia De Zerbi la persona che deve inculcare una determinata, come posso dire, è lui la persona che deve dare ai calciatori una certa tranquillità, no? Ecco la cosa fondamentale che deve dare, non è questione di gioco, è questione di tranquillità ai calciatori. Questo, e poi ovviamente ripeto, non è una partita facile, sarà molto difficile uscire vittoriosi da Lecce, però sulla carta siamo anche noi una grande squadra, quindi possiamo farcela e dobbiamo essere fiduciosi. Bene, Biagio, per concludere volevo chiederti, Eugenio ha parlato di tranquillità che deve trasmettere De Zerbi ai giocatori, ma io penso che questa tranquillità si debba trasformare in stimoli, che una vittoria non viene con tranquillità. Non andiamo a Lecce, anche che sia l'ultima in classifica, ci andiamo a fare la scampagnata. Andiamo a Lecce perché è una grande concorrente, una grande squadra, che anche loro si contendono, diciamo, la promozione diretta per la Serie B. Quale pensi sia lo stimolo che il nostro allenatore dia ai giocatori per la partita di Lecce? Beh, senti, se parliamo di aspetto psicologico, sarà molto dura recuperare la tranquillità e la serenità, secondo me sarà complicatissimo. Anche perché affronteranno questa partita come l'ultima spiaggia, in effetti non lo è. Cioè, basta vedere come è andato il campionato finora. Noi abbiamo recuperato molto negli ultimi tempi, però diciamo il problema vero rimane il fatto che non riusciamo a raccogliere tanto quanto avremmo potuto con quel tipo di gioco. Io credo che l'aspetto psicologico va curato, però andrebbe gestito con una certa attenzione, perché non vorrei che andassero lì con l'idea qui o la va o la spacca, è l'ultima partita, non è così. Cerchiamo di non perdere a Lecce, guardate, bisogna capire quando non gira. In questo momento cerchiamo di non perdere a Lecce, perché sennò facciamo macelli, perché quelli ci recuperano 3 punti, dobbiamo essere coscienti di quelli che sono i nostri limiti. Va bene, io saluto tutti, ringrazio Vincenzo, ringrazio Pino che ha condotto per la prima volta da Los Angeles, cioè è sempre stato fra i nostri, però ha condotto la seconda parte della trasmissione, ringrazio Eugenio che si è collegato da Amsterdam e gli amici che sono intervenuti telefonicamente. Sono sicuro che la prossima volta che a Lecce, dai, ci andiamo a rifare un pochettino, poi dai, dobbiamo crederci noi, perché altrimenti figuratevi i ragazzini lì di 20-30 anni che vanno in campo come possano prendere la cosa. Va bene, mando la sigla, saluto tutti e ci vediamo sabato prossimo. È sabato, giusto? Sabato. Bene. Arrivederci a tutti. Ciao. 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 Ciao.